Giù le mani dall'ospedale di Vercelli, fiaccolata silenziosa davanti all'ospedale, manifestazione indetta dalla Lega Nord, ma non è una manifestazione politica, è una manifestazione di Vercelli, per i vercellesi e per la sanità vercellese, giusto Alessandro Stecco? È una manifestazione giustissima, una manifestazione di tutti. Noi qui non abbiamo infatti portato bandiere o vessilli politici, abbiamo portato solo i cittadini. È la prima volta che Vercelli si sveglia e fa una fiaccolata per difendere il proprio ospedale. Noi l'abbiamo voluto lanciare il sasso, in 3 giorni abbiamo organizzato questo evento e l'avevamo promesso da mesi, dopo aver fatto varie cose in consiglio comunale insieme anche altri in consiglio comunale, ma ora era il momento di muoversi, di comparire di persona. Non possiamo più parlare solo, come fanno ancora altri, dico solo con comunicati, dobbiamo essere presenti di persona. Questa è la prima tappa. La prima tappa è persone di Vercelli, vercellesi e anche persone della provincia di Vercelli. Qui ci sono tantissimi sindaci della Bassa, del Vercellese, della zona della Valsesia, che sono venuti qui con noi a testimoniare che tutta la provincia ha bisogno di una sanità che funziona, di un ospedale che funziona. Siamo qui per fare una fiaccolata silenziosa e una fiaccolata che fa vedere presenza e fa vedere che Vercelli c'è. I cittadini della provincia di Vercelli ci sono. La prossima volta saremo sotto gli uffici dell'assessore Saitta, tutti insieme spero con queste persone e anche molti di più, con tutti quelli che oggi non sono venuti, che invitiamo a venire con noi la prossima volta. Noi facciamo questo perché oggi i vercellesi e i cittadini della provincia non hanno più dei riferimenti saldi su come poter essere curati. Liste di attesa, hanno chiuso dei reparti senza motivo, pazienti fragili, oncologici, oncoematologici che hanno delle difficoltà enormi oggi a effettuare esami, a avere diagnosi, pur avendo i migliori medici magari del Piemonte, perché qua a Vercelli abbiamo degli infermieri, medici, personale veramente preparato. Qual è il problema? Il problema è l'organizzazione, il problema è che la regione considera Vercelli come una provincia e non tiene conto che non abitiamo in una metropoli come a Torino dove si possono scegliere più cure o tanti ospedali o fare delle scelte. Qui c'è solamente poco, quel poco che ci abbiamo lo vogliamo far funzionare. A prendere coscienza, a rendersi conto di cosa significa la sanità e la medicina. È necessario davvero che la gente sia consapevole della necessità di portare la voce della comunità vercellese tutta, cittadina e provinciale, alla regione Piemonte. Noi lo facciamo con senso di responsabilità come medici, nel senso che cerchiamo di rendere consapevole chi gestisce, programma, decide quale risorse allocare sul territorio, che una politica esclusivamente incentrata sui tagli di spesa non è una politica adatta alla sanità.